dopo il Canagate, Francesco Monte è sparito dalla televisione. O meglio, si parla continuamente di lui ma senza di lui, sia per le accuse rivoltegli da Eva Enger che per il rapporto stretto con Paola Di Benedetto. Ormai, per l'ex di Cecilia Rodriguez, il capitolo Isola dei Famosi sembra essere chiuso e l'ex tronista guarda avanti. Anzi, indietro, pare, infatti, che Monte stia per tornare a Uomini e Donne. Quella foto di Francesco Monte durante la puntata di Uomini e Donne, ecco con chi è stato beccato le indiscrezioni sono state al centro dell'intervento di Valerio Palmieri, giornalista di Chi, che a Mattino 5 ha lasciato intendere un rientro del giovane pugliese nel programma di Maria De Filippi. La sua presenza nei camerini di Uomini e Donne nei giorni scorsi, da molti era stata letta come un indizio ma fino ad oggi nessuna notizia ufficiale è trapelata. Probabilmente, però, il bel modello tarantino non siederà nuovamente sul trono ma ha suggerito Palmieri partecipare al dating show di Canale 5 come opinionista. D'altronde, dopo la batosta incassata dalla sorella di Belen, che a lui ha preferito Ignazio Moser, il cuore di Monte sembra essere tornato a palpitare. Tutto merito di Madre Natura, che ha saputo conquistarlo sulle calde spiagge dell'Honduras. Insomma, tra Francesco e Paola qualcosa è scoccato e come confermato da entrambi, continueranno a vedersi, poi come dice sempre Mara Venier, se son rose fioriranno. Visto che Cupido ha già colpito, sembra improbabile che Monte, dunque, vada dalla De Filippi in cerca, di nuovo, della ragazza giusta. A questo punto, appare molto più plausibile l'ipotesi di una sua partecipazione fissa per osservare e commentare la nascita di nuovi amori. L'esperienza, di certo, non gli manca. Guarda la foto.